colpo di scena nella saga della separazione tra Ilari Blasi e Francesco Totti. I due ex coniugi si sono incontrati in tribunale e si sono stretti la mano, sorprendendo tutti. Dopo un matrimonio segnato da tradimenti reciproci, sembra che finalmente abbiano deciso di mettere da parte le ostilità. Nonostante la fine turbolenta della loro relazione, con tre figli nati dall'unione, sembra che entrambi vogliano guardare avanti e salvare ciò che di buono è rimasto. La vicenda legale riguardante la separazione è ancora aperta, con la questione dell'accordo extragiudiziale che potrebbe risolversi in tribunale. Ilari Blasi vorrebbe chiudere la pratica entro la fine dell'autunno, cercando di definire la fine ufficiale del matrimonio, l'assegnazione della casa coniugale, l'affidamento dei figli e l'assegno di mantenimento. Si vocifera che una volta ottenuto il divorzio, la conduttrice potrebbe sposare il suo attuale compagno, Bastian Muller. Francesco Totti, d'altro canto, sta cercando di ottenere una riduzione dell'assegno di mantenimento, dopo che la sentenza provvisoria lo ha obbligato a versare una somma considerevole ogni mese. La questione dei tradimenti reciproci potrebbe influenzare la decisione del giudice. Blasi nega di aver tradito l'ex marito, mentre Totti accusa la conduttrice di aver avuto una relazione extraconiugale con Cristiano Iovino. La vicenda continua a tenere banco, con cifre importanti in gioco e un'incerta risoluzione della separazione. Resta da vedere se i due ex coniugi riusciranno a trovare un accordo o se la questione finirà in tribunale, con il giudice a decidere.